Si è presentato ufficialmente il nuovo gruppo parlamentare Coraggio Italia. Si chiama così il nuovo soggetto politico voluto da Giovanni Toti e Luigi Brugnaro, rispettivamente presidente della regione Liguria e sindaco di Venezia. L'obiettivo dichiarato di Coraggio Italia è quello di ereditare l'elettorato moderato di centrodestra dal partito di Berlusconi, oltre a rifondare un'area moderata e liberale del centrodestra. Tra i fondatori di questo nuovo partito c'è anche il senatore Gaetano Quagliariello, che, assoverato in Calabria, ha battezzato la prima di Coraggio Italia. Campano di nascita ma abruzzese di adozione politica, Quagliariello ha delineato le mosse in vista dei prossimi appuntamenti della coalizione, lanciando segnali di distensione verso Forza Italia, i cui rapporti non sono così distesi. Avere un centrodestra che sia equilibrato, nel quale ci sia la destra, ma ci sia anche una componente liberale, conservatrice, che non schiacci l'occhio all'altra parte, che sia moderata, ma che abbia la schiena dritta. Forza Italia all'inizio non l'ha vista bene, però mi sembra che le reazioni iniziali, insomma, sono state messe da parte. Francamente, le porte di questo esperimento sono aperte. E magari vi facesse parte anche Forza Italia. Anche in Abruzzo Coraggio Italia punta ad un ruolo da protagonista, facendo leva sulla costruzione di una nuova classe dirigente in grado di portare una ventata di novità in politica. Puntiamo a costruire quella classe dirigente fatta di esperienza ma anche di novità che forse fin qui è un po' mancata nella esperienza regionale. Ci sono ancora i tempi perché questo accade. Ma è chiaro che bisogna cambiare qualcosa e noi chiederemo di cambiare qualcosa. Ci sono stati già dei primi contatti, anche se non ufficiali. Contatti non ci sono sempre con i vertici regionali e con gli amministratori delle grandi città. Prima, insomma, in qualche modo si teneva conto, se posso dire così, della mia esperienza. E del fatto che forse sul campo mi sono guadagnato il titolo di portare qualcosa di buono a questa regione, anche in questa legislatura. Io spero che molto presto, oltre, diciamo, alla forza morale, ci sia anche una forza dei numeri.